Amici telespettatori di Punto e a Capo, benvenuti alla prima puntata del nuovo anno, buon anno a tutti, del 2020 che si apre con il botto, direi, con un ospite speciale e particolare che ho il piacere innanzitutto, ma anche il privilegio di avere nella mia rubrica. Sto parlando di Stefano Papa, direttore dell'UEPE di Siracusa. Chi è Stefano Papa e cos'è l'UEPE? Lo andiamo a scoprire come sempre nell'angolo riservato alla nostra trasmissione. Con un sorriso oggi molto più intenso e una stretta di mano. Direttore, Salve, benvenuto. grazie. Ciao, che bello averti qua. Sono contento. Oh, insomma, spariamoci qualche cosa. Facciamo vedere subito qualche cosa. La regia sarà brava a inquadrare. Diciamo subito che Stefano Papa, direttore appunto dell'UEPE di Siracusa, lo spieghiamo cos'è, è qui a Punto e a Capo in esclusiva. Possiamo dire Assolutamente. assolutamente sì, in esclusiva. Per Punti a Capo, ma anche per Terre 1 Trieste, perché abbiamo già conosciuto Stefano Papa durante una conferenza stampa importante che si è tenuta in un liceo di questa città. Prima di continuare, Stefano, salutiamo la Tech Servizi SRL, che è, come dire, il partner di oggi, che ben volentieri ha voluto sponsorizzare questa puntata. La Tech Servizi SRL, come ormai è noto a tutti, è una società che opera nel settore dei rifiuti speciali in particolare. La raccolta differenziata con oltre 200.000 tonnellate di raccolta, di trasporto rifiuti e con circa 700 addetti, quindi insomma un bel posto di lavoro che recentemente ha vinto l'appalto dei rifiuti in questa città. Ma torniamo all'ospite, Stefano Papa, il direttore dell'UEPE. L'UEPE cos'è? Aspettate che ho qua la carta dei servizi, anche questa insomma è una cosa importante, ufficio di esecuzione penale esterna. Con sede in Viale Scala Greca, tanto non è né un negozio, non è pubblicità, né un ristorante, insomma è una cosa molto seria. Ufficio di esecuzione penale esterna. Per intenderci, Stefano, e per farlo capire ai nostri telespettatori, dove si fanno i servizi sociali alla Berlusconi? Solo Diciamo. che lui non aveva un EPE, insomma aveva altro. Comunque, Sì, dici tu, benvenuto intanto intanto. grazie per l'invito e per l'opportunità che state dando anche al nostro ufficio di poter avere voce in una emittente territoriale di vasto raggio, in modo che anche la gente che solitamente non è avvezza agli argomenti, diciamo, giudiziari, con questa trasmissione può essere informata in qualche modo. L'ufficio, come ha detto benissimo, è l'ufficio di esecuzione penale esterna, quindi nell'accezione in maniera molto sintetica, cura tutte quelle esecuzioni, penali che si svolgono all'esterno, delle mura, carcerarie. La principale attività è proprio quella di dare aiuto e supporto a quei soggetti che sono entrati loro malgrado o comunque per volontà dentro un sistema penale con una condanna. Da qualche tempo non è più così, però dico questo nostro lavoro ha una dimensione molto più anche territoriale. Nel senso che ad oggi noi non facciamo più gli esecutori di una pena, anche se esterna, ma lavoriamo come assistenti sociali, perché il nostro ufficio è formato esclusivamente da assistenti sociali. Lavoriamo sia col soggetto, sia con il suo ambiente familiare, l'ambiente lavorativo e sociale, ma anche con il territorio. E di questo chiaramente ne parleremo Io man mano. voglio proprio leggere l'attacco, comunque tu già l'hai detto, che gli uffici di esecuzione penale esterna, appunto UEPE, in sigla, sono uffici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia e sono stati istituiti dal 75, dal La 1975, riforma quindi dell'ordinamento già un bel po'. penitenziario. Questa legge ha introdotto, fra l'altro, una misura alternativa, ora parleremo, alla detenzione, ovvero la possibilità di scontare la pena in tutto o in parte fuori dal carcere. Chiaramente chi fa i cosiddetti servizi sociali, lo sono che non ti piace No. questo insomma, chi no, non deve andare in carcere,
ma può scontare una pena alternativa, ovviamente non lo possono fare tutti, ma soltanto chi commette certo tipo di reato ha Certo. una pena inferiore, prima era 3 anni o dei 4, se non sbaglio. Allora, in maniera molto sintetica, mi limito a dire che le misure che attengono al nostro ufficio sono principalmente le misure alternative alla detenzione, che sono quelle misure che vengono applicate ai soggetti condannati. Coloro che hanno una condanna alla detenzione hanno la possibilità, se questa condanna ha dei requisiti oggettivi e soggettivi, diciamo che rientrano nella normativa, hanno la possibilità di non accedere al carcere, ma di espletare, diciamo così, la misura, l'esecuzione penale all'esterno. E sono principalmente non i servizi sociali, ma l'affidamento in prova al L'affidamento in servizio prova, sociale, ecco che è sì. il servizio sociale della giustizia, quindi siamo noi, Certo, sì. poi c'è la detenzione domiciliare e la semilibertà. Oltre questi, chiaramente noi siamo gli operatori che possiamo chiamarci della probation. La probation in Italia non ha avuto quella applicazione così diciamo, piena nel sistema penale come in altri paesi, diciamo, sia europei ma anche americani. Quindi un po' comprende tutte quelle misure che si svolgono all'esterno delle mura. E non ci sono ad oggi, grazie anche alle ultime normative degli ultimi anni, a partire dalla 67 del 2014 che ha introdotto la messa alla prova, Ora parleremo della messa alla prova. racchiude anche delle misure che non sono necessariamente per condannati. Quindi anche in una fase dibattimentale c'è la possibilità di espletare una sorta di misura che è di probation, come la messa alla prova. Più che spiegazione tecnica perfetta, impeccabile, più che parlare proprio di cosa sono, di cos'è la. L'affidamento in prova al servizio sociale, eccetera, mi piacerebbe far capire ai telespettatori cosa avviene in Viale Scala Greca, dove ci sono i locali delle Lepe e forse fra un po' andrete altrove, in qualcosa di più, vedremo, Speriamo. speriamo. Cosa succede? Io sono venuto da voi, ho visto come lavorate, cosa siete, come sono persone fantastiche, lo dico già prima, è una Grazie. bella mission la vostra, cioè avete a che fare con detenuti che non sono detenuti, ma di cui avete grande responsabilità, che ovviamente transitano nei vostri uffici. Allora, il nostro è un lavoro che ha un mandato istituzionale ben preciso, che a livello di sistema penale chiaramente ha un mandato non principalmente di controllo, ma per la nostra professionalità anche di aiuto e di sostegno. Noi non accogliamo condannati o criminali o devianti, noi accogliamo le persone. Il nostro lavoro è fatto esclusivamente per riabilitare quei soggetti che hanno avuto un problema con la giustizia e che in un percorso di esecuzione penale hanno la possibilità quindi di potersi confrontare con dei professionisti che cureranno non solo l'aspetto legato al reato, ma soprattutto anche l'aspetto quello del reinserimento, chiamiamola risocializzazione. Ci sono un sacco di R proprio risocializzazione, reinserimento, riabilitazione, riconciliazione. Possiamo parlare un po' di una presa in carico complessiva del soggetto. E allora in Viale Scala Greca noi abbiamo, principalmente diamo dei servizi che afferiscono a quattro attività. La prima è quella proprio delle misure dell'esecuzione penale esterna, quindi le misure alternative alla detenzione, le sanzioni di comunità, la messa alla prova. Poi la seconda potremmo dire quella che è la collaborazione e le attività in collaborazione all'interno anche degli istituti, perché noi accediamo anche all'interno delle carceri proprio per partecipare attivamente all'osservazione e trattamento di ogni detenuto a qualsiasi titolo.
Poi facciamo anche attività di segretariato sociale, quindi non riceviamo soltanto le persone che hanno avuto una condanna o che sono entrati in un sistema, in un procedimento penale, ma anche chiunque avesse bisogno di informazione, come familiari, avvocati, enti pubblici, enti privati. Ed infine, nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, ci stiamo sforzando anche di aprire il nostro ufficio alla comunità con la collaborazione in maniera molto più diretta, in progettazioni, anzi in coprogettazioni, che fanno, in un certo senso, ci danno la possibilità di creare opportunità ai nostri utenti di reinserimento concreto, piuttosto Certo. che legato esclusivamente ad un programma Hai individualizzato. preso un tema che mi piace molto discutere e far capire ai telespettatori. Ecco, a cosa serve? A cosa serve poter reimmettere in società un soggetto che ha commesso un reato e che magari, insomma, ecco, lo scopo di lui credo che sia anche quello vostro, dei tuoi collaboratori, assistenti sociali che ci sono lì. Tu vieni da Da Palermo, Palermo, dall'UEB di Palermo, quindi dall'UDIRE tutt'altra realtà credo rispetto a Siracusa. E cosa hai trovato a Siracusa? Come sono i rapporti proprio fra te, gli assistenti sociali e quelli che tu ami chiamare utenti? di Palermo. Allora, intanto devo dire, ne approfitto anche un grazie ai colleghi che ci sono in ufficio, che ho trovato da un anno a questa parte, per la loro dedizione al lavoro e per quello che continuamente, giornalmente, mettono oltre anche il loro mandato istituzionale. Perché l'assistente sociale, permettetemelo di dirlo, non è una professione, così che si fa meccanicamente, è una Certo, professione caspita. che ha come dire, un atteggiamento verso l'altro che deve essere una predisposizione, altrimenti viene difficile davvero lavorare con le persone. Poi per quanto riguarda il rapporto con l'utenza, devo dire che ho trovato del rispetto, nel senso che difficilmente abbiamo avuto problemi con i soggetti che si rivolgono a noi, anche perché sanno che noi abbiamo un ufficio che dà delle possibilità migliorative rispetto a quella che è una condizione penale che già di per sé parte molto, Assolutamente. diciamo, grave e quindi con noi hanno di tutto, hanno di guadagnare, hanno da guadagnare. La cittadinanza, devo dire che ha risposto almeno a quelli che sono i miei, sono stati fin dall'inizio le mie richieste, i miei inviti di apertura, di vicinanza e alla collaborazione. E di invito alla collaborazione, devo dire che sono stati accolti, a partire dal Tribunale, dove ho trovato del personale come il Presidente Storaci, la Guglielmino, la dottoressa Carruba, non per ultimo anche il nuovo procuratore. Diciamo, ho trovato delle persone che sanno quello che fanno e che lavorano in un sistema anche di rete. Sono stato alla questura, ho avuto possibilità di conoscere due presidi di due scuole importanti che lavorano, fanno lavorare alcuni detenuti in progetti anche che sono in collaborazione con la Caritas. Quello è un Quindi, evento dove noi siamo stati presenti come esatto. E Tris. quindi queste, diciamo, occasioni mi hanno dato la possibilità di credere che l'UEPE, nonostante, diciamo, il suo ruolo così chiuso di istituzione pubblica e penale, può avere davvero un'apertura nei confronti dentro la società per creare delle condizioni di sinergia che possono aiutare non noi, chiaramente, nel nostro lavoro, ma soprattutto i nostri utenti. Abbiamo due argomenti importanti di cui parlare, Stefano, prima di mandare in onda i contatti. Il primo argomento, un tema al quale so che tieni tanto e che è molto importante, la giustizia riparativa o rigenerativa. In che cosa consiste? Cioè, è quasi un rapporto di riparazione, di rigenerazione tra il colpevole e chi ha subito il reato. Sì, chiaramente parliamo di un modello molto recente di esecuzione della pena, anche se diciamo, rispetto a quella che è l'accezione classica
della pena si distanzia notevolmente, si scolla un po' da quello che è il sistema retributivo che prevede a chi ha commesso il reato una punizione, perché quella è la risposta che la collettività si aspetta. Siamo passati quindi da un sistema retributivo a un sistema riabilitativo, dove si è cercato di mettere al centro un po' del nostro intervento il soggetto, quindi la riabilitazione di questo soggetto che ha commesso il reato, e ad oggi stiamo parlando di questo sistema come modello di riparazione, dove finalmente si cerca di prendere in considerazione anche la vittima del reato, cioè non diventa più centrale il reato nei confronti dello Stato, ad esempio, che è l'organo che è deputato a punire, non diventa più centrale l'autore del reato, che è quello a cui devono vertere i nostri interventi. Ma diventa importante il conflitto che questo reato e le conseguenze di tale conflitto che questo reato ha suscitato. E quindi Persona o istituzione che sia. persona o istituzione, sì, c'è chiaramente la possibilità di avere in questo, chiamiamolo paradigma, un incontro tra l'autore del reato, la vittima con i suoi diritti, sia giuridici ma anche morali, personali, che possono discutere, incontrarsi, chiaramente volontariamente, non c'è nulla di obbligatorio, possono incontrarsi per dare in un certo senso una riconciliazione a quello che è stato questo conflitto. Una volta che c'è la loro adesione, chiaramente questo non può che avvenire con un mediatore, quindi una terza persona, così come previsto Altra figura importante, quella del mediatore. da molte direttive a livello europeo, un mediatore che deve essere chiaramente preparato, perché capite bene che si passa ad un discorso di incontro tra soggetti che hanno avuto un grosso Qualche conflitto. conflitto. Tra i servizi, chiamiamoli così, dell'UEPE ce n'è uno molto importante che è stato istituito di recente, la messa alla prova. Cos'è la messa alla prova? È la sospensione del procedimento. Commetto un reato, anziché affrontare il processo, in parole povere, posso essere affidato all'UEPE appunto per lo svolgimento di un programma, di un trattamento, eccetera. Appunto, mettere alla prova una persona. Ovviamente ci sono insomma dei vari passaggi burocratici, ce lo spieghi meglio tu. Sì, la messa alla prova ci ha in un certo senso cambiato la nostra modalità di approccio all'utenza, perché fino al 2014, prima della legge 67 del 2014, appunto, che istituisce la messa alla prova, noi lavoravamo esclusivamente con soggetti con condanna definitiva, quindi un'esecuzione penale. E all'interno di questa facevamo il nostro programma. Oggi noi abbiamo non solo quindi condannati, ma anche soggetti che si trovano in una fase preliminare, in una fase di indagine, dove anziché andare a processo, diciamolo così in maniera molto sintetica, chiedono la sospensione del procedimento penale con la possibilità di essere ammessi alla messa alla prova. La messa alla prova non è altro, quindi, che un istituto giuridico consensuale, perché viene a richiesta del soggetto, non è obbligatorio, non è imposta da un giudice. Se ci sono all'interno, diciamo, del reato, del presunto reato, perché non è Certo, accertato, infatti certo. è una misura molto, diciamo, ibrida. Usiamo questo termine che ha suscitato non poche polemiche. Mi piace riportare una osservazione che ha fatto il giudice Camerini del Tribunale di Palermo in un convegno, dove dice che quando è stata
ha istituita la messa alla prova, il sistema giudiziario si è diviso tra i contrari e i contrarissimi. Cioè, quindi sostanzialmente non è stata ben vista, ma grazie, diciamo, Beh, è utile. sì, assolutamente, grazie alla flessibilità dei dettami giuridici e all'impegno, diciamo, di tutti gli operatori che hanno cercato nelle varie prassi di trovare, di delineare le migliori soluzioni, ad oggi diciamo, è una misura che ha avuto molto consenso. Perché? Perché chiunque in qualsiasi momento, per i reati che sono ritenuti così volgarmente detti di lieve entità, ha la possibilità di non andare a processo e di bloccare, quindi sospendere il procedimento e fare svolgere un programma di trattamento. Questo programma di trattamento viene fatto con l'assistente sociale ed ha dei punti fissi che sono indispensabili. Questi punti chiaramente vedono soprattutto tre elementi. Il primo è quello dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso un ente che può essere pubblico ma anche privato, e questo apre un campo molto interessante perché ci invita come UEPE e Tribunale ordinario a cercare quelle collaborazioni anche con strutture del terzo settore affinché ogni soggetto, in base alle proprie esperienze professionali, lavorative o anche inclinazioni, può svolgere un lavoro di pubblica utilità che sia utile a se stesso ma anche alla Alla collettività. collettività. Poi il secondo elemento è quello della responsabilizzazione del soggetto. Una responsabilizzazione perché non ci sarà né l'assistente sociale né un giudice che ti dice quello che devi fare, ma il programma lo devi concordare attraverso anche una, come dire, presa di coscienza e riflessione critica sul proprio vissuto deviante. Terzo elemento è quello della considerazione anche della vittima, perché si prevede anche la riparazione del danno, ove possibile. Se la vittima chiaramente è ben definita, si rivolge alla vittima, proprio alla persona offesa. Se invece è un reato verso la collettività, sarà proprio la collettività ad Chiedere. avere il ritorno di questa riparazione. E c'è la giustizia, poi l'azione riparativa, Riparativa, entra in che in un campo. certo senso avrà la possibilità, il soggetto avrà la possibilità di fare un ulteriore atto non dico di dimostrazione, ma quantomeno di manifestazione del suo ravvedimento, diciamo, di questa sua azione, che è stata deviante in un certo senso, ma che ad oggi, che a questo momento poi può diventare invece una riabilitazione. I nostri tecnici sono cattivissimi, abbiamo già Sì, sforato, però io mi no, prendo l'ultimo io minuto per mi è sembrato di concludere. dire pochissimo Con te perché. parlerei fino a domani, ma già siamo oltre i limiti previsti dalla nostra rubrica, che è anche interessante per questo, perché corre velocemente dietro le Assolutamente. notizie. Ma prima di salutarci con Stefano Papa, linea alla regia per mandare come di consueto in onda i contatti della trasmissione che vedete in sovraimpressione con il numero telefonico della redazione, l'indirizzo di posta elettronica e quello email appunto personale a quali potete rivolgere come sempre in qualsiasi momento per ulteriori informazioni, domande e richieste su questa trasmissione davvero speciale. Torniamo da Stefano Papa, direttore dell'UEPE di Siracusa, per concludere in bellezza, se si può dire. Credo che un'altra delle mission dell'UEPE, l'ufficio di esecuzione penale esterna, lo ripetiamo, sia anche quello di rimettere nel lavoro queste persone, questi utenti. Sì, il nostro compito, che è quello anche quello più arduo, è quello di creare opportunità assieme ai soggetti e alla comunità, opportunità di inserimento lavorativo. Questa opportunità, considerata anche la criticità della nostra regione, non possono che passare attraverso la coprogettazione con quelli che sono gli enti pubblici del nostro territorio, ma anche la comunità stessa, perché non c'è migliore riabilitazione o reinserimento di un soggetto deviante se non nella propria comunità,
verso la quale, diciamo, ha commesso il reato, ha creato, diciamo, questo conflitto e che quindi si deve risolvere soprattutto partendo dall'accoglienza, della comunità. Abbiamo, in cantiere, così come anche, precedentemente fatto da chi mi ha preceduto, dalla dottoressa Gentile, Oggi alcuni, assessore oggi comunale. assessore comunale, e con la quale, infatti stavo dicendo, abbiamo in cantiere, qualche progettazione, all'interno della quale ci ritroviamo in partnership per creare proprio percorsi di inclusione sociale. Ne cito uno, che è quello, il progetto di riqualificazione delle periferie, in particolare per nella zona di Grotta Santa, che è un quartiere, dove, diciamo, ci sono, diversi casi, di utenza del nostro ufficio. Ci sarà, l'opportunità attraverso la riqualificazione urbana di creare anche occasioni di inserimento lavorativo per i nostri utenti. Nobilissima iniziativa. Abbiamo concluso, Stefano, e ringraziamo ancora una volta la Tech Servizi SRL, la società che si occupa, che opera nel settore rifiuti e che ha vinto l'appalto di recente per questa città. La ringraziamo per averci accompagnato in questa puntata e grazie a te di essere venuto, è stato No, veramente per me grazie a un te piacere e soprattutto per un l'invito. privilegio. Ma non ti lascio in pace, ti inviterò altre volte. E come dire, attendo che di essere disturbato favorevolmente. Grazie, grazie di essere venuto Stefano, grazie al nostro ospite, a Stefano Papa, direttore dell'UEPE di Siracusa per essere stato con noi e grazie come sempre a voi telespettatori che ci avete seguito e ai quali do appuntamento a sabato prossimo per un altro incontro con Punti a Capo. Arrivederci e a risentirci.